Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Tetralisal Galderma Italia S.p.A. presso Vework ultimo aggiornamento. 23 settembre 2022. Cos'è Tetralisal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tetralisal durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Tetralisal? Tetralisal è un farmaco a base del principio attivo limeciclina, appartenente alla categoria degli antibatterici tetraciclinici e nello specifico tetracicline. È commercializzato in Italia dall'azienda Galderma Italia S.p.A. presso Vework. Tetralisal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Tetralisal 300 mg 28 capsule rigide, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Galderma Italia S.p.A. presso Vework. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo limeciclina, gruppo terapeutico antibatterici tetraciclinici, forma farmaceutica capsula, indicazioni trattamento dell'acne infiammatoria da moderata a severa, trattamento dell'infiammazione nell'acne mista, posologia adulti. La dose raccomandata per il trattamento dell'acne è rappresentata da 300 mg al giorno per 12 settimane. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Tetralisal nei bambini di età sotto i 12 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Ai bambini di età superiore ai 12 anni può essere somministrato il dosaggio per adulti. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni, vedere la sezione 4.3. Modo di somministrazione: il prodotto deve essere preso con una quantità sufficiente di liquido per ridurre il rischio di irritazione e ulcera dell'esofago, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, alle tetracicline o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Trattamento concomitante con retinoidi orali, vedere 4.5. In gravidanza e durante l'allattamento, vedere 4.6. L'uso di Tetralisal è controindicato nei bambini di età inferiore agli 8 anni per il rischio di sviluppare discromie dentali permanenti e ipoplasia dello smalto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: fotosensibilità, reazioni di fotosensibilizzazione che si evidenziano con una esagerata reattività cutanea alla luce solare e ai raggi ultravioletti possono manifestarsi in corso di trattamento in soggetti predisposti. È opportuno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: retinoidi orali e vitamina A, circa 10.000 UI/al giorno. Rischio di ipertensione endocranica. Co-somministrazione di preparati antiacidi contenenti alluminio, calcio o magnesio, idrossidi, ossidi, sali e prodotti contenenti ferro e carbonio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Tetralisal insieme ad altri farmaci come Acuprin, Acuretic, Acequide, Acequin, Acnatac, Adamelenne, Airol, Isoskin, Alitrecare, Artis, Ascriptin, Biocalcium D3, Bifozil, Calcit 1000, Calcit Vitamina D3, Cap3, Calcio Carbonato EG, Calcio Carbonato più VIT. D3 ABC, Calcio Carbonato più VIT. D3 Alnus, calcio carbonato più VIT. D3 DOC generici, calcio carbonato più VIT. D3 EG, calcio carbonato più VIT. D3 Pensa, calcio carbonato più VIT. D3 Union Health, calcio cloruro bioindustrial IM, calcio cloruro galenica senese, soluzione, uso interno, calcio cloruro monico, calcio cloruro SALF, calcio DIE, calcio più magnesio cloruro bioindustrial IM, calcio gluconato 10% B Brown, calcio gluconato bioindustrial IM, calcio gluconato galenica senese, calcio gluconato monico, calcio gluconato SALF, calcio savio, calcium D3 Sandoz, Calisvit, Calplus V3, Capaxil, Citraflet, citrato espresso Gabbiani, Crumatun ferro compresse effervescenti, Crystal Sol, Dimcrel, Ditrost, elettrolitica Bill.Manten. Con glucosio bioindustrial IM, elettrolitica Bill.Manten.I più glucosio monico, elettrolitica Bill.Manten.I più glucosio Baxter, elettrolitica Bill.Manten.I più glucosio galenica senese, elettrolitica Bill.Manten.I più glucosio SALF, elettrolitica Bill. Reader. Con glucosio più calc.
Gluck. Monico, elettrolitica ec punto enterrica bioindustrial IM, elettrolitica ec punto enterrica Fresenius Kabi Italia, elettrolitica ec punto enterrica Monico, elettrolitica ec punto pediatrica Baxter, elettrolitica ec punto pediatrica bioindustrial IM, elettrolitica ec punto pediatrica Fresenius Kabi Italia, elettrolitica ec punto pediatrica Galenica Senese, elettrolitica ec punto pediatrica Monico, elettrolitica ec punto pediatrica SALF, elettrolitica RAID. Più GL. Più cagluconato Fresenius Kabi Italia, elettrolitica RAID. Più GL. Più cagluconato Galenica Senese, elettrolitica RAID. Più GL. Più cagluconato SALF, elettrolitica reidratante bioindustrial IMSOL. Per INF. IIII, elettrolitica reidratante IIII Baxter, elettrolitica reidratante IIII Diaco, elettrolitica reidratante IIII più glucosio Fresenius Kabi Italia, elettrolitica reidratante IIII più glucosio Monico, elettrolitica reidratante IIII Fresenius Kabi Italia, elettrolitica reidratante IIII Galenica Senese, elettrolitica reidratante IIII Monico, elettrolitica reidratante IIII SALF, elettrolitica RAID. Più GL più na gluconato bioindustrial IM, elettrolitica RAID. Più GL più na gluconato Galenica Senese, elettrolitica RAID. Più na gluconato Baxter, elettrolitica RAID. Più na gluconato bioindustrial IM, elettrolitica RAID. Più na gluconato Galenica Senese, elettrolitica RAID. Più na gluconato Monico, elettrolitica RAID. Più na gluconato SALF, elettrolitica RAID. Più POT più GL più na gluconato Galenica Senese, elettrolitica RAID. Più POT più GL più na gluconato Monico, elettrolitica RAID. Più POT più GL più na gluconato SALF, elettrolitica RAID. pH 7,4 più na gluconato bioindustrial IM, elettrolitica RAID. pH 7,4 più na gluconato SALF, Eurocaldi 3, Extraneol, Ferro Complex, Ferro Gluconato EG, Ferro Grad C, Ferro Grad Folic, Ferrugin, FM Nux Vomica Complex, FMS Calcium Fluoratum Complex, Foscaldi 3, Friamine IB, Gaviscon Bruciore Indigestione, Gelaspan, Gloros, Glucuferro, Ideos, Hidracal, Isdiben, Capsula Molle, Isodifa, Isolite, Isoriac, Isotretinoina Difa Cooper, Tretinuina Difa, Losferron, Maalox, compressa masticabile, Maalox Plus, compressa masticabile, Maalox Plus, sospensione, Maalox, sospensione, magnesia bisurata aromatic, magnesia effervescente sella, magnesia S. Pellegrino, magnesio solfato bioindustrial IM, magnesio solfato Galenica Senese, magnesio solfato Monico, magnesio solfato SALF, Metocal vitamina D3, Natecal D3, compressa masticabile, Nate 1000, Neutigason, Niferex, Noidac, Nutrinel PD4, Oro 3, Osteofosd 3, Ovsvaren, Picco Prep, Pruntoferro, Quinapril G, Quinapril più idroclorotiazide G, Quinapril più idroclorotiazide Milan Generix, Quinapril più idroclorotiazide Zentiva, Quinapril Zentiva, Quinazide, Quinazil, Riliscal, Ringeracetato Baxter, Ringeracetato Bioindustrial IM, Ringeracetato Diaco, Ringeracetato più glucosio Galenica Senese, Ringeracetato Fresenius Kabi Italia, Ringeracetato Galenica Senese, Ringer acetato Monico, Ringer acetato SALF, Ringer più glucosio Galenica Senese, Ringer Galenica Senese, Ringer lattato Baxter, Ringer lattato B. Brown, Ringer lattato Bioindustrial IM, Ringer lattato Diaco, Ringer lattato più glucosio Galenica Senese, Ringer lattato Eurospital, Ringer lattato Fresenius Kabi Italia, Ringer lattato Galenica Senese, Ringer lattato Monico, Ringer lattato SALF, Ringer Monico, Ringer SALF, soluzione cardioplegica Galenica Senese, soluzione per circolazione extracorporea, S. Thomas IV, Monico, Sterofundin, Sustemial, Tardifer, Toctino, Tunacal D3, Tretinuina Same, Venofer, Vesanoid, Zorias, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere tetralisol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere tetralisol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza, le tetracicline passano attraverso la placenta e il latte materno. Pertanto, tetralisol è controindicato nelle donne in gravidanza o che stanno allattando al seno, rischio di ipoplasia dello smalto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, nessuno noto. Effetti indesiderati in caso di insorgenza di qualsiasi effetto indesiderato, che non sia tra quelli riportati, durante il trattamento il paziente è tenuto ad informare il proprio medico o il proprio farmacista. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. Il sovradosaggio con antibiotici è raro e non vi è alcun trattamento specifico. Trattamento: nel caso ciò accada, è opportuno prendere in considerazione un lavaggio gastrico, svuotamento. Devono essere istituite misure di supporto come richieste e mantenuto un apporto elevato di liquidi. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, codice ATC. Ilunga 01A04. La limeciclina è un antibiotico appartenente alla famiglia delle tetracicline, gruppo delle cicline semisintetiche. Attività antibatterica: il Propionibacterium acnes è una. Proprietà farmacocinetiche: assorbimento. L'assorbimento della limeciclina è rapido, livelli plasmatici efficaci sono raggiunti entro un'ora dalla somministrazione. Il picco plasmatico viene raggiunto entro 3-4 ore dalla somministrazione orale. L'assunzione contemporanea, dati preclinici di sicurezza, non vengono riportate informazioni specifiche data la notevole esperienza raggiunta nell'utilizzo delle tetracicline nell'uomo durante gli ultimi 40 anni. Elenco degli eccipienti: capsule rigide da 150 mg, magnesio stearato, levilite, gelatina, gliceril monoleato. Capsule rigide da 300 mg, magnesio stearato, silice colloidale idrata. Componenti della capsula di gelatina: gelatina, titanio diossido, E171, giallo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.